Ciao Francesco, allora. Nuovamente collegati dal campo di Bocale in questa domenica 20 maggio si sta giocando il secondo tempo che ha appena preso il via della finale, della semifinale play-out tra Bocale Admo e Academy Castrovilla, rivalida per il campionato allievi elite. La formazione che uscirà sconfitta da questo match retrocederà nel campionato allievi regionali 2018-2019. Dopo il primo tempo il Bocale conduce per 2-0, a segno Lori al quarto minuto e Seminara al 22esimo. L'Academy Castrovilla, che ha già operato due cambi, sta spingendo per cercare di riaprire il match. C'è subito questo calcio di punizione dopo appena 50 secondi, diretto in porta, il pallone calciato da, credo, Bonafine, bloccato da De Stefano. Queste le due formazioni scese in campo dall'inizio. Mister Colle dell'Academy Castrovilla ha schierato Bellizzi, Roseti, Cersosimo, quest'ultimo poi sostituito da Mannato al 26esimo, Cozza, anche egli sostituito da Aino, sempre al 26esimo, Stamati, Sancineto, Bonafine, Petruzzo, Pompilio, Bairami e Marchese. Il Bocale invece ha risposto con De Stefano, Zuccala, Araniti, Lombardo, Caroleo, Molè, Falcone, Polimeni, Lori, Gatto e Seminara. Nel corso della prima frazione un cartellino giallo per Molè, mentre è stato allontanato dalla panchina Mister Bevacqua per proteste. Prova adesso l'accelerazione sulla corsia destra la formazione ospite, il pallone però termina direttamente in fallo laterale. Può ripartire in tutta calma il Bocale, con le mani rimette in gioco Seminara, autore del gol del 2-0, un bel colpo di testa sul calcio d'angolo, guadagna metri e tempo la formazione di casa. Ricordiamo sest'ultima classificata in campionato e, oltre ad essere stata terza migliore difesa. Gatto duella, riesce ad andare via in bello stile a due avversari, lo mette in mezzo per Falcone, allontanato, ci prova dalla lunghissima distanza Zuccala, palla altissima, però una bella iniziativa da parte di Gatto, che con una giocata di fino aveva saltato due avversari sulla linea di fondo campo in un fazzoletto di terreno. L'Academy Castrovilla si è invece guadagnato l'accesso a questo play-out dopo aver chiuso il campionato al penultimo posto insieme al Real Cosenza e aver vinto una settimana fa lo spareggio con il Real Cosenza, che è appunto retrocesso nel campionato regionale allievi insieme alla Villese, che era stata già esclusa ma ultima in classifica, comunque ultimo posto assicurato, esclusa a causa delle continue rinunce nelle ultime trasferte del torneo. Oltre a questa sfida si sta giocando in contemporanea anche un altro play-out che sancirà un'altra retrocessa, saranno 4 in tutto. Si tratta di un derby tutto catanzarese tra la JF Kennedy e la Vigor Catanzaro, con la Kennedy che gode del vantaggio del fattore campo. Dunque vedremo questo scontro fratricida chi premierà con la permanenza nel torneo elite. Bonafine la mette in mezzo, spazza Seminara, pallone svirgolato, termina in fallo laterale, è rimasto a terra Pompilio. Dolorante, non ha bisogno di cure mediche, è riuscito a rialzarsi.
stringe i denti il ragazzo, probabilmente perché sa che non c'è possibilità di ulteriori perdite di tempo. Il tempo stringe per i suoi, 35 minuti davanti per segnare due gol almeno. L'iniziativa di Marchese, il pallone messo in mezzo allontanato di testa da Zuccalà, prova a spingere sulla sinistra Bairami, anticipato ancora dalle lunghe leve del numero 2 del Bocale. Con le mani Bairami, ancora Zuccalà allontana, Petruzzo intercettato il pallone, parte il contropiede del Bocale con Gatto, però fa tutto da solo, cerca Lori. Lori allarga, c'è l'inserimento sulla sinistra di Molè. Molè prova a piazzarla e la palla sfiora il secondo palo, un contropiede micidiale del Bocale che per pochissimo non si concretizza con il 3-0. Un bellissimo fraseggio tra Gatto, Lori e Molè con il diagonale di quest'ultimo che l'ha piazzata con precisione sul secondo palo. La sfera è uscita però di poco oltre il montante. Pallone lanciato in avanti da Lombardo, cercare Gatto, c'è l'attenta chiusura del difensore di Stamati, aggredito da Gatto, commette fallo il talento biancorosso che, ricordiamo, ha disputato una grande stagione, è stato protagonista anche con la prima squadra, segnando due reti, una in Coppa Italia contro il Gallico Catona e un'altra pesantissima invece contro la Bovalinese in campionato, un gol da 3 punti. C'è intanto un fallo di Caroleo sulla tre quarti. Ancora scatti di nervosismo. Matteo, tranquillo. Diciamo di Gatto che è stato protagonista appunto con la prima squadra, ma anche con la maglia della nazionale under 17 dilettanti, che ha disputato il torneo Arco di Trento nel mese di febbraio alla guida del CT Francesco Statuto, ex calciatore della Roma. Gatto ha mostrato ciò che sapeva fare, poi convocato anche con gli allievi al torneo delle regioni, torneo che per la rappresentativa calabrese si è chiuso ai quarti di finale. Tanto il calcio di punizione non porta nessun frutto per l'Academy Castrovillari. Pallone scodellato è terminato molto oltre la traversa. Gatto prova ad andare via in mezzo a tre, cerca il cross, cerca Seminara che crossa e guadagna calcio d'angolo. Oltre al gol segnato, sicuramente Seminara è stato uno dei più positivi. Un attimo di sospensione. Sancineto è sanguinante, sta calcio d'angolo, il colpo di testa
Altra buona occasione per il Bogali, il colpo di testa di Lori termina alto, non è riuscito ad inquadrare la porta. Zuccalà cerca Gatto, aggredito da due, subisce il fallo. Era stato stretto nella morsa di Rosetti e Bonafine e guadagna un calcio di punizione che consente ai suoi di guadagnare metri e soprattutto tempo. C'è Lombardo sul pallone. Lombardo sul secondo palo, il colpo di testa termina sul fondo. Un'altra buona occasione per il Bogale che non sta spingendo alla ricerca del terzo gol, che sarebbe praticamente il colpo di grazia per la formazione di Mister Colle. Hermes Lori commette fallo, c'è un calcio di punizione per gli ospiti. Il tempo stringe, mancano 29 minuti più recupero al termine del match. L'Academy è sempre sotto di due gol, deve segnarne almeno due appunto per poter quantomeno andare ai tempi supplementari. Messa laterale a cercare Gatto che guadagna un altro calcio d'angolo. Siamo 4-1 nel conto dei corner. Ricordiamo che uno dei primi calci d'angolo del match aveva fruttato il gol del raddoppio firmato da Seminara. Ancora un richiamo da parte dell'arbitro tra i duellanti in area di rigore. La palla è lì, resta in area, non c'è stata la deviazione perfetta. Ci ha provato Lori sul primo palo a deviarla. La palla è rimasta lì, nessuno è intervenuto. La difesa del Castrovillari ha potuto allontanare il pericolo. Gatto va via, arriva sul fondo. Prova a fare tutto da solo e guadagna un altro tiro dalla bandierina. Siamo 5-1 per quanto riguarda i calci d'angolo. 2-0 invece il parziale sempre qui al Campoli. Tiro dalla bandierina, esce il portiere, allontana con la punta delle dita. Mole conquista la sfera, appoggia all'indietro su Lombardo. Lombardo prova la conclusione dalla lunghissima distanza, sfiora la traversa, ha quasi sorpreso il portiere Lombardo dalla lunghissima distanza. Tempo stringe per l'Academy, siamo al 14° minuto del secondo tempo, risultato sempre di 2-0, Bogal ha avuto almeno due chance per poter calare il tris e mettere al sicuro il risultato. Attenzione, il tiro tentato, la botta da fuori, tentato da Bairami, rimpallato. Sarà il secondo tiro dalla bandierina per l'Academy in questo incontro. Salgono le torri.
Bonafini la mette in mezzo, De Stefano allontana con i pugni, è in uscita, prende un colpo, ricordiamo già nel primo tempo era rimasto a terra dolorante per alcuni minuti, ora invece si è subito ripreso, anche se il colpo sembrava di discreta entità, invece tutto ok per lui, la punizione per il Bocale in difesa. Rilancio lungo, preda subito dell'Academy che riparte sulla corsia sinistra dove si è spostato Bonafine, intercettato il suo passaggio, perde per un attimo contatto con la sfera la difesa biancorossa che sembrava in perfetto controllo del pallone, spinge ancora l'Academy, Bonafine prova la conclusione, non ci arriva però sul pallone, la sfera il rimbalza sul braccio e l'arbitro sanziona il fallo di mano. Certamente involontario, però è stato un intervento scomposto e dunque l'intervento del direttore di gara è plausibile a norma di regolamento. Caroleo batte la punizione cercando Gatto, anticipato dal difensore. Il fallo commesso da Molè. Guadagna metri l'Academy. Calcio di punizione, pallone che arriva al limite, Caroleo anticipa Mannato, Lombardo subisce fallo in gioco pericoloso. Rifiata ancora la difesa del Bocale, ancora dei piedi di Caroleo, la ripartenza del gioco. Caroleo sicuramente tra gli elementi più positivi della stagione biancorossa, ricordiamo che oltre ad essere stato uno dei leader e capitani della formazione allievi, ha disputato una grandissima stagione anche da titolare al centro della difesa della squadra juniores. Un ragazzo certamente di prospettiva che si è meritato anche lui come Gatto la convocazione negli allievi, nella rappresentativa allievi Calabria per il torneo delle regioni. Inoltre è stato anche autore di alcuni gol, tre gol in questo campionato, qualcuno molto pesante. Con le sue incursioni sui calci piazzati è davvero pericoloso, fa valere le sue lunghe leve. Punizione battuta, palla che termina direttamente in fallo laterale. L'Academy riparte. Sono rilanci sempre imprecisi, attenzione adesso un lancio a cercare l'inserimento di Mannato, De Stefano esce e fa su il pallone. Ha difficoltà nell'impostare il gioco la formazione di Mister Colle, si affida costantemente ai lanci lunghi. Anche il Bocale sta giocando molto sul lancio dalle retrovie, ma per ovvi motivi cercando la velocità dei propri attaccanti, sfruttando magari dei varchi che si possono andare a creare con la squadra ospite costretta a spingere alla ricerca di un gol che possa riaccendere le speranze. Rimessa in gioco in fase d'attacco, Zuccalà ha provato a girare verso il centro dell'area Gatto, ha subito un brutto contrasto, è rimasto a terra dolorante, è stato davvero un brutto colpo questo in effetti,
non cattivo certamente, però uno di quegli scontri di gioco che possono far male. L'intervento in ritardo del difensore è stato netto e la girata tentata da Gatto ha portato a questo impatto violento contro la gamba dell'avversario. Ventunesimo minuto. In questo secondo tempo, calcio di punizione in favore del Bocale dalla posizione destra. Palla al rimbalzo sulla barriera, resta lì, viene rimessa in mezzo e allontanata in fallo laterale. Ci ha provato due volte Polimeni, prima la barriera, poi un difensore, hanno impedito i suoi cross. Zuccala con le mani, recupera anche ancora una volta lui il pallone, commette fallo. Commettere fallo però questa volta è calciatore biancorosso, dunque calcio di punizione. Il lancio è lungo, impreciso, non ci arriva Bonafine che si sta dannando l'anima per portare qualcosa di buono ai suoi. Pesta di Aino, palla in fallo laterale, rimasto a terra il calciatore, preso un colpo alla schiena forse in elevazione. Zuccala con le mani, un altro rimpallo che consente al Bocale di guadagnare metri e ancora il numero 2 del Bocale con le mani. Siamo arrivati all'altezza della panchina della formazione di casa, c'è però un fallo da parte di Lori che disturba il difensore avversario in elevazione e dunque tutto da rifare. L'Academy riparte, calcio di punizione lunghissimo, caro Leo spazza, Lori difende il pallone, lo controlla in un primo momento, viene fermato poi dal difensore, ripiegamento di Marchese, Lori però riconquista la sfera battagliando come un gladiatore. Lombardo, Lori, defilato sulla sinistra, Lori punta l'avversario, entra in area, tocco centrale, Polimeni, la girata è debole, Gatto riconquista la sfera, Falcone spara alle stelle da buonissima posizione, Falcone, che occasione per il Bocale, il tutto scaturito dall'iniziativa di Lori che ha riconquistato con i denti un pallone, è andato via in bello stile sulla sinistra. Ha cercato Polimeni, il tiro debole di Polimeni è stato smorzato da Gatto, poi Falcone con il sinistro ha sparato alle stelle, davvero un'ottima chance non sfruttata dal Bocale. Un'altra iniziativa adesso del Bocale in contropiede, spazza la difesa del Castrovillari. Lori difende il pallone in mezzo a tre, va via benissimo, prova il cross, smorzato, allontana la difesa, prova a ripartire l'Academy, la copertura di Araniti che commette fallo,
e viene ammonito Araniti, che dunque si sacrifica per la causa in questa circostanza. Sostituzione nelle file dell'Academy Castrovillari, della terza, entra il numero 17 Alfredo Campolongo, un altro ragazzo del 2003. È uscito Marchese, si è comportato bene Marchese comunque nel primo tempo in posizione più avanzata, in questa ripresa si è, dopo il doppio cambio avvenuto nel primo tempo, ha giocato un po' più nelle retrovie, comunque una prestazione certamente sopra la sufficienza per lui. Falcone Zuccalà cerca lo scatto di Gatto. Gatto ingaggia un duello in velocità con due avversari, prova a lanciarsi, viene fermato. Bairami, Zuccalà intercetta il passaggio. Bairami su Bonafine, che arretra. Nuovamente Bonafine in possesso di palla, cerca sulla sinistra, sono due compagni, Pompilio e Bairami. Vince il duello però Zuccalà. Sulla successiva accelerazione di Petruzzo, la palla termina in fallo laterale, riparte il bocale, il colpo di testa di Gatto e una zona sguarnita da compagni. Il bocale a questo punto si è rifugiato nella sua metà campo, sta cercando di non sbilanciarsi per non concedere il fianco all'avversario, che sta adesso serrando i ranghi per l'assedio finale. Ricordiamo che servono due gol all'Academy per andare su planetari. Tanto Lori ruba il pallone all'avversario e lo strattona vistosamente alle spalle, c'è calcio di rigore, l'ammonizione per Stamati e il calcio di rigore al detto dell'arbitro. Dunque l'intervento è stato all'ingresso dell'area di rigore e dunque si tratterà di penalty. Ci sarà il penalty per il Bocale al 28esimo minuto. Occasione dunque per chiudere definitivamente il conto. Sarà Lombardo a calciare. Fischia l'arbitro. Lombardo spedisce la palla sotto il 7, un rigore calciato benissimo e dunque è il 3-0 del Bocale su calcio di rigore quando siamo al 28esimo minuto. Un gol che probabilmente mette il sigillo sulla partita e spegne le speranze dell'Academy di rimonta. Mancano 12 minuti più recupero a termine e la formazione del Pollino dovrebbe segnare 3 gol per andare supplementari. Nuovo tentativo in contropiede adesso del Bocale, Lori si allarga sulla sinistra. All'indietro. Seminario cerca il lancio lungo su Gatto, c'è forse il fallo. Ci prova più con l'orgoglio che con una reale e concreta speranza di rimonta l'Academy Castrovillari, che non ci sta sotto di 3 gol adesso quando mancano poco più di 10 minuti alla fine delle ostilità. Bocale 3, Academy Castrovillari 0, rimessa in gioco. Bairami cerca di metterla in mezzo, non esce De Stefano, la palla danza all'interno dell'area piccola, nessuno interviene. Il Bocale riesce a ripartire. Caroleo, la spinta di Caroleo sulla sinistra per Lori.
Lori se n'è andato, entra in area di rigore, ci prova da posizione defilatissima, respinge il portiere che poi blocca in due tempi. Ottima occasione ancora per Lori. Continua il nervosismo in campo. Intanto è rimasto a terra Caro Leo nella precedente azione, quando è uscito dall'area in progressione, palla al piede. Un'altra ottima prova da parte del difensore del Bocale, di cui abbiamo parlato poco fa. Si trattava in questo caso di Araniti, anche lui uno dei leader difensivi degli allievi. Ricordiamolo nuovamente che il Bocale ha chiuso la stagione con la terza migliore difesa del campionato, annoverando nelle sue fila ragazzi di indubbia qualità, quali appunto Zuccalà, Caro Leo, Araniti. Tanto continuano le proteste. Gli animi si sono un po' accesi in campo. Bairami cerca buona fine. Rilancio. Rosetti duella con Gatto. Va via. C'è il fallo, la spinta di Gatto ravvisata dal direttore di gara. Petruzzo sul pallone. Viene allontanato un dirigente dalla panchina dell'Academy. Si prepara una sostituzione intanto in casa Bocale. Sta per entrare Alessio Neri. Esce dunque Rosario Falcone, entra Alessio Neri. Quando siamo al 34esimo minuto, calcio di punizione, nessuno riesce ad intervenire, la palla si spegne a fondo campo. Buona la prova di Falcone, che ricordiamo pochi minuti fa aveva avuto l'occasione per poter segnare il 3-0, 3-0 che poi è arrivato in ogni caso sul calcio di rigore. Un'ottima chance, è stato uno dei grandi protagonisti anche lui di questa stagione, con gol pesantissimi. Ricordiamo il gol del pareggio contro la Big Sport Crotone nella gara d'andata, oppure uno dei due gol segnati in casa della Vibonese nel clamoroso successo del Bocale, appunto della prima fase della prima parte del campionato, 2-0 in casa della corazzata Vibonese, a firma Falcone e Iuculano. Caro Leo si rifugia su De Stefano,
il rinvio lunghissimo del portiere con i ragazzi in fuorigioco. L'arbitro interrompe l'azione. Mancano 5 minuti più recupero al termine del match. Parziale, ricordiamo, 3-0, partita saldamente in mano ai ragazzi di Lauderi e Bevacqua, che stanno per portare a casa la salvezza. Una salvezza che fino ad un mese prima della fine del campionato sembrava assolutamente tranquilla, assolutamente già raggiunta. Gatto intanto approfitta di un controllo errato dell'avversario, entra in area Gatto, il destro però è debole, lui che è soprattutto un mancino, non riesce a calciare con potenza. Intanto recupera un altro pallone lombardo. Lori cerca Gatto, che era in fase di rientro e a detta dell'arbitro era ancora in offside, non era rientrato in tempo dall'azione precedente. Sta cercando la gioia personale Gatto, che non è riuscito a mettere il proprio nome sul tabellino dei marcatori quest'oggi. Per lui che in campionato ne ha segnato 9 gol, come Lori quest'oggi è arrivato a 10. Ricordiamo però vanno sommati per entrambi i gol segnati anche negli altri campionati. Per Lori altri 9 gol con la maglia della Juniores. Per Gatto, se non vado errato, sono 7 invece quelli con la Juniores, 2 invece con la prima squadra. Nuovo cambio nel vocale quando mancano 3 minuti al termine. Pronto ad entrare Pirrello. È rimasto a terra dolorante Polimeni in seguito all'ultimo scontro di gioco. Ormai anche per l'Accademia mi sembra non ci sia più neanche la forza di poter reagire. Una salita impossibile questa, una rimonta impossibile. Trentottesimo minuto, abbandona il campo Molè, zoppicante. Al suo posto Alessio Pirrello, autore di un gol in questa stagione proprio nelle ultime giornate contro la Vibonese nel match perso in casa dalla formazione biancorossa per 3-1. Momentaneo 2-1, momentaneo gol che aveva riacceso le speranze di rimonta. Si va a collocare a sinistra Pirrello, anzi riceve indicazioni direttamente da mister Bevacqua dalla tribuna, mentre viene sorretto da un avversario, un gesto molto, molto bello, sportivo. Viene sorretto da Stamati, il calciatore Polimeni, che era a terra infortunato. Il gioco riprende quando manca 1 minuto e mezzo al termine del tempo regolamentare. Sta per operare la terza sostituzione anche il vocale, mentre Bairami non riesce a mantenere il pallone in campo, la sfera si perde a fondo campo. Sta per arrivare il terzo cambio nelle file dei padroni di casa. Rientrava dall'offside Gatto.
3 minuti di recupero indicati dal direttore di gara. Può iniziare dunque a tirare un bel sospiro di sollievo il Bocale, anche se l'Academy continua a premere, vuole perlomeno il gol della bandiera. Pompilio duella al limite dell'area piccola, c'è il raddoppio di marcatura di Zuccalà, gli fa rimpallare il pallone sul piede e dunque sarà rimessa a fondo campo. Merito alla formazione di Mister Colle di aver comunque lottato fino alla fine con grande orgoglio. Terzo cambio nel Bocale, sta per entrare il giovanissimo Federico Cristiano. Prende il posto di Hermes Lori, a cui va probabilmente la palma di migliore in campo. Applausi per lui dalla tribuna. E dunque in campo Federico Cristiano. Si preparano anche gli ultimi due cambi nel Bocale, quando mancano 2 minuti al termine del recupero. Stanno per entrare Gianluca Festa e Diego Iucolano. Doppio cambio che avviene in questo istante. Gianluca Festa prende il posto di Araniti. Esce anche Seminara, autore del gol del raddoppio, al suo posto Iuculano. Prova a spazzare Polimeni, la palla sta lì. Iuculano prova ad andare via sfruttando la propria freschezza, essendo appena entrato, è anticipato. Spazza Festa, Gatto rimpalla la palla sullo stinco e torna in possesso dei calciatori dell'Academy. Bairami, 20 secondi alla fine del recupero anche. Conclusione tentata dalla distanza centrale. Ci ha provato Aino, fatto sul pallone De Stefano. Il rilancio di De Stefano, probabilmente il recupero verrà prolungato a causa delle sostituzioni avvenute in questo frangente. Forse un minuto supplementare verrà assegnato dall'arbitro. Calcio di punizione, fallo di Cristiano. Siamo quasi allo scoccare del quarto minuto di recupero. Probabilmente l'arbitro, dopo l'esecuzione di questo calcio di punizione, emetterà il triplice fischio che sancirà la vittoria e la salvezza del Bocale. E la retrocessione dell'Academy Castrovillari, infatti, arriva il triplice fischio dell'arbitro, finisce qui la stagione di Bocale Admo e Academy Castrovillari con questo risultato. Bocale batte Academy Castrovillari 3-0, Bocale che si salva e disputerà anche nella prossima stagione il torneo allievi elite, mentre per l'Academy Castrovillari ci sarà il ritorno al torneo allievi regionali.
una bella scena intanto a centrocampo con le due squadre che si stanno salutando, un terzo tempo che raramente si vede a questi livelli, ma che soprattutto in occasione di queste partite così importanti, dalla posta in palio così importante, certamente è un qualcosa da sottolineare. Ci sarà una foto ricordo per questa partita che comunque... Una foto di gruppo delle due squadre a ricordare questa giornata che per il Bocale si chiude con un festeggiamento per la permanenza nel campionato allievi elite, mentre l'Academy Castrovillari retrocede, come detto, nel torneo allievi regionali. E dunque applausi comunque per entrambe le formazioni. Ribadiamo dunque il risultato qui al Campoli di Bocale. Bocale Admo batte Academy Castrovillari 3-0. A segno al quarto minuto del primo tempo Lori, al 22esimo Seminara e mentre nella ripresa al minuto numero 28 il calcio di rigore trasformato da Lombardo che ha definitivamente chiuso la partita. È tutto dal Campoli di Bocale. Domenico Geria vi saluta e restituisce la linea alla regia. A risentirci per future partite, futuri appuntamenti con il Bocale. Probabilmente ormai ci risentiremo nella prossima stagione con il torneo di eccellenza per la prima squadra di Mister Laface. A risentirci e buona giornata.